Qualcosa, Siamo io non. live, Eh? ma non c'è nessuno, ci siamo solo io e Ok. È quello che mi hai appena mandato il link. Io te. faccio copia link, vado sulla mia pagina. Ok. Sì. Ecco il link per partecipare, sì. Allora. Cosa hai fatto di recente? Allora. Maiuscolo. Ecco il link per partecipare alla live. No, bisogna capire se ci possono scrivere delle cose. Incolla. Medico in famiglia. Pubblica. Fatto. Ok, Ecco mo il link allora. per la live, l'ho mandato, adesso lo posto anche su Twitter. Aspetta, ma c'è semplicemente. No, no, c'è la. Ah, c'è questa che è ancora meglio, credo. Però non so farmi andare. Se è questa. Sì, è lei, è lei. Ok, Posto anche dunque, su Twitter, lo sì. posto? Non c'è nessuno per ora, vediamo se arriva qualcuno. Vediamo se arrivano, perché io non Ecco so il come link per mai. la live, poi metto un chiocciola Flavio Parenti, ti va? Sì, Così magari che è sul tuo vai, vai. Twitter, Flavio Parenti, hashtag medico 9. Allora, due spettatori, c'è della gente già. Ciao a tutti chi è arrivato, non abbiamo la Ciao. minima idea di chi ci sia. Allora, tre spettatori. Tre spettatori. Questa funzione è disattivata, puoi attivare gli eventi. Dunque, io credo che se voi fate dei commenti su YouTube, noi li possiamo leggere e possiamo rispondere. Tu, Ricky, devi andare anche tu in quella pagina dove c'è il. YouTube. Dove c'è il live. Ok, aspetta che. Così vedi. Però io lo vedo su Google Plus. No, lo vedi su YouTube. Hai presente il link che ti ho dato? Tu vai lì. 19 spettatori, c'è un botto di gente. Partecipa a una videochiamata medica in famiglia. Entra nell'hangout, io sono già entrato. Ma si può commentare qui, Serena Costa. Sì, puoi commentare qui, noi dovremmo vedere. Sono Lore 21. Io però non vedo i commenti. Oh, ragazzi, è la prima volta che lo facciamo, per cui abbiate pazienza, è Sì. tutto un casino per noi. Scusate, io non so dove sono i commenti. No, neanche io, non li sto vedendo. Normalmente arrivano. Ah, eccoli lì. Devi andare sulla pa. Ecco, ciao, ciao Giovanni. Aspetta. Devi andare su quella pagina. Hai presente la pagina quella che c'è su YouTube? Vai sulla pagina di YouTube, dovresti vedere te stesso sostanzialmente, ma sotto vedi i commenti. E i commenti sono. Appaiono live. Eccoci qua. Però vedi su Ciao YouTube. Mr. Alessio, ciao Luca Berliava, ciao Anna Savio, li vedi? Li vedi o No, non vedo. Non vedo i commenti. Allora. Siete pronti per stasera intanto? Ragazzi, è un piacere vedervi in diretta su diversi altri account oltre Facebook. Ma io non ho neanche Facebook, io ho solo la pagina Facebook pubblica, ma non ho un account No, privato. vabbè, non sono capace, raga, scusate. Allora, aspetta un secondo, Ricky. Sei Vai, vai. andato sul link di YouTube? Cioè, ti sei Sì. aperto una pagina con il link di YouTube? Ah, Sì? boh, allora io vado su quel link lì e. Bravo. Togli l'audio, perché sennò ti senti te stesso, e sotto vedi i commenti. Ok, boh, perfetto. Allora. Vi avverto, siamo un po' in ritardo, cioè voi scrivete, noi vi leggiamo, però passano 30-40 secondi da quando scrivete a quando noi vi vediamo, per cui abbiate pazienza se non riusciamo a rispondervi subito. Se avete delle domande sui Forse personaggi, dovrei se avete delle domande di qualsiasi tipo, scrivetele, noi proviamo a leggerle e proviamo a rispondervi. essere. Ci sono, sì, grandi sempre, sono sempre io, Riccardo. Un grande bacio da te e tutti i miei amici. Bella, ci sono. Spegniamo il cellulare per cortesia. Ha ragione Giovanni. Per favore, Riccardo, spegni Hai questo ragione, cellulare. scusami, scusami, Giovanni.
Oh, manca pochissimo, mancano 20 minuti. Noi facciamo una cosa un po' breve questa volta, ragazzi. Poi la prossima volta la faremo un po' più lunga. Questo è un po' un test per conoscere, per vedere come funziona. C'è un sacco di gente, ci sono 77 persone adesso che ci stanno seguendo. Quindi, noi ti ricordo nella quinta stagione, nonostante tutto, secondo me ha portato grande positività. Ciao ragazzi, grazie Rossella. Sì, facevo Boris, facevo questo tipo che era il ragazzo di Rabby, che poi ci provava con Margot, con Maria, e io, Lele Pau. Aspetta, allora, Gab, io ti posso aggiungere, però mi devi dare una mail, perché se no io non ho la tua mail e non ti Io posso devo aggiungere. salutare Roberta Sanchez. Ciao Roberta. Luca Berlavia. Berliava, scusa, Berliava. Mi salutate. Salutiamo tutti quanti in un blocco solo. Non potete fare la webcam insieme ai vostri fan? Cosa vuol dire insieme ai nostri fan? Noi la stiamo facendo, siamo in webcam insieme ai fan, no? Thank Flavio, you are beautiful. you very much. non è merito mio, è merito dei miei genitori, io non c'è niente. E allora. Oh, No, ecco, scusate, il telefono che mi stava suonando era Gabri perché mi stava chiamando, quindi io non so sì, come ma io fare ad non ho la aggiungerlo, mail di Flavio, se Gabi, ci non lo puoi. posso invitare se non ho la sua mail, capito? Allora, Gabri, Date mettici quanta una mail. anticipazione della puntata di stasera, neanche morti, dovete vederla. Non si può. Cos'è Vai a stata? vedere l'anticipazione, l'hai vista? I primi 3 minuti. Bellissimi con la musica. C'è una domanda per te, Ricky. Cos'è la cosa che è stata più complicata da girare per te? Una domanda. No, aspetta, non la vedo. L'importante è capire il meccanismo. Commentate tra voi amici e parenti. Volevo sapere cos'è la cosa che è stata più complicata da girare. La cosa che è stata più complicata da girare è la scena, però è un'anticipazione, non posso Allora, no, no, darla. no, niente, niente spoiler, non possiamo fare spoiler, siamo legati da... non possiamo, non abbiamo il diritto di fare spoiler. Intanto siamo arrivati a 116 ore. Vabbè, la scena dell'amore. Ah, beh, le scene d'amore, sì, quelle sono delicate, è vero. Dove ci troviamo? Io sono a casa mia, sto per guardare La il scena d'amore. telefonino. Telefonini. È mio? No, non è mio. E, oddio, che è successo? No, no, no. Era un citofono. Era un citofono. E niente, Grazie di cuore siamo per entrambi questo a tempo che casa, io sono a spendete con Roma noi, ma e... figurati, grazie a te. Io sono a casa della mia insegnante con dei miei amici e delle mie amiche, tutti insieme per guardare la puntata. Perché io non l'avevo ancora vista con loro. No, Aspetta che non ti sento, Fla. No, non mi senti? Ah, ok. ora ci sono, ci sono, ci sono. Allora, forse Ma intanto va via aggiungo la voce. Gab. Aggiungo, sì. Aggiungo Gab. Un attimo solo. Paolo. Ok, Gabber, Sì, ho tutto visto. Pau, Una ok. battuta su WhatsApp. Paolo, chiocciola, gmail.com. Gabriele, ti chiedo scusa se non ti ho risposto, ma ero già in confusione io che non capivo come. Eccoci qua. Ciao a Ok, tutti. hai invitato una. Ciao, saluti dal Belgio addirittura. Ciao Vanessa dal Belgio. Flavio, mi saluteresti? Giulia Cantarella, un salutone a Giulia Cantarella. Ma questo è vero, che figata questa cosa, grandi, vero? È una figata totale. Speriamo che non ci perdiamo in tutto. Sì. Sono appena entrato, Ciao Flavio. Riccardo, Flavio, non Domanda vedo l'ora di vedere. per te. Come ti senti a recitare in un cast già formato? Mi sento benissimo, sono stati super gentili, è stata una roba iper piacevole da fare, veramente. Il cast di Medico in Famiglia è un piacere assoluto. Allora. Però non capisco perché. Oh, là. Ho tolto perché non vedevo i commenti. C'era la. Ho abbassato la finestrina della chat. Ok, ci sono. Ciao Riccardo e Flavio, non vedo l'ora di vedere un medico in famiglia. Vi adoro, per favore rispondetemi. Sara Tripwood. Sara Tripwood, c'è una che si chiama Sara Tripwood, ma per caso, cioè, sei parente di Guybrush Tripwood? Che è Guybrush Tripwood è un personaggio di un videogioco che tu non conosci, che era Monkey Island tanti anni fa, quando ero piccolo io. Però Buongiorno. lei non guarderà la partita, guarderà noi. No, ragazzi, chi guarda la partita fuori, non ha il diritto di stare qua. Fuori. No, lei ha scritto non guarderò la partita, ma guarderò Grande! voi. Ah, sì, scusa. Grande, Rimani qua con noi Sara. allora.
Peraltro, un giorno, se ce la facciamo, facciamo proprio la live durante l'episodio, cioè un delirio totale, dove tipo facciamo i commenti sull'episodio mentre lo guardiamo. Vale, ciao, Vale! Valentina De Luca, un bacio speciale a Valentina De Luca. Un bacio a Valeria Murgolo. E mi chiedi perché mi innamoro proprio di Giada, devi chiederlo agli sceneggiatori. non decidiamo niente noi. Non decidiamo noi. Ma quante persone ci stanno guardando, Flack? Io non riesco a capirlo. 143 persone ci sono. 143 persone che ci stanno guardando, che figata! È tantissimo, sì sì, assolutamente. Tantissimo. Io non sto guardando la partita, anche perché sono milanista, Giovanni, bravo, non devi guardare la partita. Grande, forza Milan! Grande, Giova! Papà, grazie! L'ho fatto una sorpresa, trovarti un medico in famiglia, io ho visto la fiction Un matrimonio e mi sei piaciuto un sacco. Questo è per te, Fra. Grazie, grazie. Chi se ne frega della partita, meglio Martini. Ciao, per Riccardo, ti è piaciuta la scena del bacio con Elena? Beh, è un omaggio al temibile pirata. Sara Tripwood, hai vinto 10 milioni di punti. Questo è stato il mio gioco preferito in assoluto. Io sono cresciuto con tutti i Monkey Island. E... bella, bella. Comunque era meglio Elaine Tripwood a questo punto. Però se ti chiami Sara, invece no. Allora, non c'entra nulla. Sentire Gab detto la Flavia mi ricorda il suo Daisy. Ma io sto invitando Gabriele, ma Gabriele non viene, non capisco. Fla, come è stato recitare il ruolo di medico, del medico? È per te. Ha richiesto qualche approfondimento particolare? Guarda, è stato molto interessante perché c'è un po' di scene dove devo fare tipo della rianimazione, devo essere un medico, insomma, devo fare delle cose fatte bene. E lì è stato bello perché noi abbiamo l'appoggio della Croce Rossa, per cui abbiamo sempre dei medici che sono sul set con noi e che ci insegnano a fare le cose fatte bene, diciamo. E allora è stato bello, questo è uno degli aspetti belli del mestiere dell'attore, che puoi imparare cose che magari non impareresti, tra le quali per esempio la rianimazione. E poi ci sono questi medici, per esempio quando io faccio le visite e faccio dei movimenti, piuttosto che tocco delle parti del corpo per sapere se ti fa male qua, ti fa male là, queste sono tutte cose che mi vengono insegnate da un medico vero, in modo da fare una cosa seria che sia credibile. Perfetto. Gabba detto da Flavio, mi ricorda il suo ruolo di inizio. Giorgia Ditan, Flavio, ti piace complicarti la vita? Sì, io adoro complicarmi la vita, mi piace la vita complicata, le cose semplici non mi piacciono. Per favore mi salutate, ciao Rita! E un'altra cosa, Tommy e Elena si metteranno insieme. Spoiler. Mi piace, non posso spoilerare. Giusto, spoilerare, sì, non puoi spoilerare. Non lo conoscevo, me l'ha fatto insegnare, me l'ha spiegato Gabri. Grazie Gabri che mi hai spiegato cosa vuol dire. Flavio, te sei tifoso oppure no? Bene. Ciao Flavio Riccardo da Michele Fadda, ciao, un saluto a Beatrice Vacchelli. Flavio, sei molto interattivo sui social, credo che una cosa importante sia proprio questa, umiltà e disponibilità verso i fan. Oh, ragazzi, ma cioè, non so, a me sembra così naturale questa cosa di essere il più possibile, di condividere questa cosa, è una cosa bellissima, insomma, le cose bellissime poi vanno condivise, sono ancora più belle quando sono condivise. Se le vivi da solo è molto meno bello. Bravo. Riccardo, hai mai recitato prima di medico? Come è nata questa tua passione? Sì, ho fatto una sitcom su Disney Channel, si chiama Life Bites, e poi una piccola parte in un film TV che esce lunedì 7 aprile, è della Pepito Produzione, di una catena di 5 film che si chiama Purché finisca bene. E come è nata questa passione? Prima giocavo a calcio, poi un giorno, dato che ballavo anche hip hop, ho iniziato a studiare musical e mi sono innamorato di questo mondo.
Allora, Dory Delight, ciao ragazzi, innanzitutto complimenti ad entrambi, voglio dirvi che ho ripetuto velocemente due autori per un esame imminente, proprio per poter essere libera di guardare un medico in famiglia. Amatemi, grande Dory. Grande Gabri, sei No. entrato. Eccolo lì. Bella Gaber. Gab, fatti vedere però, che non vediamo niente, vediamo un omino verde. Buonasera! Oh. Ciao Gabri! Ciao! Ciao Gabri! Ciao! Come Finalmente stai? ce l'ho fatta ad entrare nel live. Bene, ho avuto un po' di problemi un po' col computer, con il suo lente, insomma. Allora, continuiamo con le domande. Vedo che Riccardo, qual è il tuo film preferito? Chiede Riccardo, Roberto. qual è il tuo film preferito? Ah, ne ho tanti. Non lo so, non saprei. Mi Dinne spiace. Uno? uno che ti è piaciuto molto. Gioventù bruciata, James Dean. No, non lo so. Un grande amante di James Dean. E di Leonardo DiCaprio. Sono tanti. Allora, Ludul Luni chiede dove li stiamo leggendo questi commenti. Li leggiamo sulla pagina di La YouTube. pagina. Cioè, sulla pagina Io di YouTube, sotto al video, appaiono i commenti. Noi riusciamo a leggerli un po' in ritardo quando li scrivete, ripeto, 40-50 secondi. Oddio, sono sparito. Sono diventato una faccia. Mi vedete? Ciao. Eccoci. Aspetta che parte vedermi in live, non mi pare di averti mai visto e sentito guardare tutte. Max, facevo Max, il vicino di casa di Teo, ma era di questa serie qua che è uscita poco tempo fa e magari tu hai visto quelle prima. Bobo, grande, ha ha ha. Ok, ragazzi, io ho la connessione che va e non va. Vado a prendere il caricabatterie, se no mi muore pure il computer. E poi, ovviamente, non si può andare avanti senza computer. Vado e torno. Grande, Fabio, qualche anno fa, dice Maria, al Festival di Venezia eri presente per Io sono l'amore, ero seduto in sala davanti a te. Ah, grazie, per me eri davvero l'amore, ammazza, grazie. Ti è piaciuto? È bello, è vero, Io sono l'amore secondo me è un grandissimo film che è passato inosservato in Italia, ha avuto un grandissimo successo all'estero, anche negli Stati Uniti ha fatto più di 10 milioni di dollari, che per un film italiano è tantissimo. Grazie, grazie mille. una ha scritto: inquadrate la maglietta che indossate in questo momento. Io papà, maglietta verde. Ho una maglietta di Marilyn con le tette di fuori. Sono entrato e ho sentito con le tette di fuori. Sì, è la mia maglietta, perché devi inquadrare la tua maglietta, perché La aspetta, mia? dove la... Sì. Allora, c'è una domanda che, da parte di Rossella che chiede se ci piace leggere e se sì, che cosa? Tu che cosa hai Vai. letto ultimamente, Ricky? Allora, mi piace leggere. Ho letto tre biografie di James Dean, di Marlon Brando e di Tony Servillo. Grande Tony. Ah sì, Però non... odiavo leggere. Mi sono appassionato, cioè, sono riuscito a trovare qualcosa di interessante in questi, nelle biografie, ecco. Io invece leggo tanto, adesso ultimamente leggo un sacco di roba sulla recitazione o sulla psicologia, piuttosto che su i comportamenti umani, ecco, che poi applico alla recitazione, per cui sono un po' tecnico, diciamo, un po' noiosetto quello che leggo, però mi appassiona molto. Un saluto da Venezia, Marianne Antonio. Grazie. Ciao. Ti voglio venire anch'io a Venezia. Io ci vado, sai? Sì? Vado tra 2 settimane, andiamo a presentare il videogioco a Venezia. Figo. Scusate, ma cosa leggo io? Vi interessa? Io Giusto. in Giusto in No, questo scusando. Io in momento. questo momento c'è la nostra carissima professoressa d'italiano che ci dà un libro al mese e quindi adesso il libro che sto leggendo è La nave volante e è carino in pratica, cioè la storia di questo bambino che va a comprare questa nave e poi si scopre essere magica e quindi vola Chi per è che l'ha tutto il scritto? Sì, no, mondo. non l'ho letto. Di chi è? Vado un attimo, non a vedere di chi è il T, di chi è lo scrittore, no, no, vado un attimo là, poi torno. Intanto Gabriele mi chiede se è vero che avevo già recitato il medico in una vecchia stagione nei panni di un altro personaggio. Sì, io ho recitato come Boris nella 5, nella stagione numero 5 facevo il ragazzo di Rebby, che poi ci provava con Maria. Era un piccolo ruolo, è stato peraltro
cosa fantastica, è stato il mio primo ruolo in televisione. Dopo circa 7 anni di teatro e avevo fatto già del cinema, ma il mio primo ruolo in televisione è stato medico in famiglia, per cui tornarci è stata una cosa incredibile. Eccomi Ciao qui. Riccardo, puoi salutare Claudia e Michela, sei bravissima, verrei a Roma. Ciao Claudia, ciao Michela, un bacio. Volentieri. L'anno volante di Bravissimo, grazie, verrai a Quindi Roma? Sì, verrò a Roma per il doppiaggio. l'anno volante di Hilda Lewis, adesso a memoria, dunque, londinese, morta in... Vabbè, basta. È bello comunque, lo consiglieresti? Sì, dai, per svagarsi di sera anche non ai più grandi, ecco, insomma, anche molto carino. C'è una domanda interessante da Love for Makeup che dice: ma durante le riprese come fate con la scuola? Allora, vuoi andare tu, Rick? Vai, io, dato che sono di Alessandria, mi sono iscritto in una scuola privata ad Alessandria e ho studiato da solo fino ad oggi che non sono tornato solo. Bravo. Tu, Gabri? Mentre io, vabbè, so comunque da una scuola privata qui a Roma, però so, cioè sul set c'è Adriana che saluto, che è la nostra insegnante che ci aiuta a fare i compiti, e poi comunque un grande Tua. salutone a tutti quelli della classe mia che mi inviano le materie da fare e poi le svolgo a casa, e quando vado a scuola mi interrogano. Poi adesso che abbiamo finito mi sono ritrovato a fare anche 3 compiti in una settimana sola per recuperare tutti quelli che mi sono perso. Quindi diciamo che appunto studiamo a casa e poi quando andiamo a scuola ci interrogano, almeno per me, nel mio caso. Intanto sto scrivendo un po' sui social, su Facebook, sulle varie fanpage, che siamo in live. Bravo. Quanto abbiamo raggiunto, Lavio? Siamo a 225 spettatori. È un botto di gente, ragazzi. Cioè, tantissima gente, 225 persone. Cioè, veramente tantissimo. Vi prego, salutatemi, Carmen. Carmen, ti salutiamo. Ciao Carmo. Allora, Io Riccardo, questo è per te. dall'altra Riccardo, come ti sei sentito quando ti hanno scelto per il cast come medico in famiglia? parte. Aspettate, aspettate. Oh, che sto facendo. Ok, allora. Ciao Gabri, ciao Ricky. Qual è la domanda per me? Scusate? Ho una domanda per Ricky. Nella serie si vede che non hai un bel rapporto con Lorenzo, ma nella realtà com'è il rapporto con i tuoi, soprattutto con tuo padre? Vi prego, salutatemi. Ciao De Stefanina. Un like per il telefono di Riccardo che è partito così e No, qualcuno ha scusate, prontamente io stasera sono invitato. sulla TV e devo lasciarvi perché mi devo iscrivere, se no non potete farmi le domande. Quindi io mi devo togliere dalla live, che c'ho il tipo Perché? della Rai che mi sta chiamando. Ah, devi uscire dalla Devo live? uscire, scusate, Vabbè, ragazzi, perché... tra 10 minuti comincia Medico in Famiglia, oh. Fatemi tante Dai, dai. domande. Andate sul sito della Rai e tramite Allora, aspetta, Facebook vi loggate. dammi il link del sito della Rai, così lo Ecco. posto qua, così lo vedono tutti. Dammi il link, anche su Potete Facebook, passamelo su fare. Facebook. Eh? Io sto compulsivamente accettando richieste da amici. Il link lo metto io sulla mia pagina. Ok, allora, Ok. tanto ve lo spiego, c'è Riccardo che sarà in Comunque, chat aspetta, Rai Social TV, dovete andare su. Magari faccio dopo che ho cominciato Dunque, allora ragazzi, Ofla? oi. Chiudiamola, no, dobbiamo chiudere la live purtroppo perché sono le 21:20, tra 10 minuti comincia Ecco. medico. Abbiamo fatto più un test, oggi era un più un test ragazzi, tanto per capire se riuscivamo a farla funzionare, se riuscivamo a leggere i vostri commenti. Direi che è andata benissimo, ci sono un botto di domande alle quali non possiamo rispondere questa volta, rispondiamo la prossima volta, magari partiamo un po' prima, partiamo un'oretta prima, facciamo una bella live lunga, ci fate Ok. tutte le domande che volete, saremo Certo. tantissimi, ci divertiremo. Posso proporre una Io cosa? saluto Alessia Alessia Bucca, Bucca quando e mi chiede quando possiamo sposarci. Quando vuoi, Alessia. Quando vuoi ci allora, sposiamo. Anch'io sono disponibile. io proporrei di chiamare Proponi, la prima persona che mette il proprio numero sotto i commenti. Vai, vai. No, vai, ragazzi, i numeri non si mettono perché è una cosa vai, vai. Ah, privata. Poi è dopo vero, la gente li può leggere, meglio di no, non volete? mettete No, i numeri. scusa, scusa, è mia colpa. Se Facciamo la volete i prossima volta messaggi. bene, dai. Ok. Poi diventano pubblici, li leggono Mia tutti. colpa. Per No, capire. scusa, è vero, è Ciao vero. Ricky! Scusa. Saluta il tuo. Allora,
Salutiamo tutti, ragazzi. Sono le 21:21. Tra pochi minuti comincia Medico. Io devo andare lì davanti al televisore, guardarmi Medico per bene, anche voi. Io volendo ce l'ho qua al televisore, quindi comunque. Scrivetemi sulla social TV, mi raccomando. Un bacione a tutte. Un bacio. Perfetto. Ciao. 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 Vediamo alla Ciao, ciao, ciao. prossima.